L'ultima mezz'ora avete sofferto, forse anche colpa dei cambi di Braglia che inserendo l'attaccante in più con qualche problema l'ha creato. No, non è questione di cambi di Braglia o non cambi di Braglia, è che a un certo punto abbiamo iniziato a soffrire perché non riuscivamo più ad accorciare, ci siamo appiattiti troppo e il nostro centrocampo non riusciva più ad accorciare in avanti. C'è stato forse anche un calo fisico sicuramente, però la squadra è stata una vittoria sofferta, ma penso che alla fine abbiamo avuto le nostre occasioni, le abbiamo avute. Il Lanciano è una squadra che sa soffrire e sa giocare, non a caso è seconda. Qui al Biondi 4 gare unplanned, è una squadra che a questo punto non può chiamarsi fuori dalla lotta per i playoff, visto anche l'organico. No, ma è presto ancora, parlare di playoff adesso è molto presto, è normale che la squadra è stata allestita per fare un campionato importante, questo lo sappiamo, però ecco, abbiamo visto anche oggi che ci sono squadre molto molto attrezzate che ti possono mettere in difficoltà. Oggi abbiamo sofferto, per noi è una vittoria molto molto importante, visto che il secondo tempo non abbiamo giocato granché, però è frutto del primo tempo che è stato un ottimo primo tempo dove loro non hanno fatto quasi niente. Dopo 6 gare disputate, i primi bilanci, dove c'è ancora da lavorare e dove invece le cose iniziano a funzionare come Camplone sogna? No, guarda, ma oggi parliamo della partita di oggi. Il secondo tempo era più da gestire che da farla, diciamo. Erano loro costretti a un certo momento, loro si sono messi in 4 in difesa, 2 a centrocampo e 4 in attacco. Bastava solamente che noi avanzassimo il baricentro più in avanti per sopperire a questo modulo che ha fatto Braglia. Invece ci siamo preoccupati molto spesso di non prendere gol, ci appiattavamo molto spesso, ci arretravamo molto nella nostra metà campo e lì sono arrivati qualche grattacapo, però penso che Chiodini grossi interventi non abbia fatto. Punto campionato, l'Atletico Roma continua a vincere e poi c'è una grande bagarre tra secondo, terzo e quarto posto. Sì, ma hanno vinto, il Benevento ha vinto un po' di squadre importanti, ma si sta andando piano piano a delineare un po' i valori di questo campionato. Diciamo che oggi la Lucchese ha perso in casa, quindi qualche era partita bene, adesso ha avuto 2 battute d'arresto. Diciamo che è un campionato per il momento ancora livellato. Vedremo, penso che fra un mesetto e mezzo vedremo chi ha le possibilità per tirarsi più avanti possibile. Tarantino, oggi una partita no per la Juve Stabia, un'ora in effetti abbiamo sofferto il gioco del Lanciano, nell'ultima mezz'ora in effetti l'abbiamo messa alle corde. Ma per quanto mi riguarda non è che abbiamo sofferto un'ora, abbiamo regalato penso 30-35 minuti del primo tempo, perché gli ultimi 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo penso che non abbiamo sofferto nulla, cioè non abbiamo sofferto che il Lanciano non ha creato grosse occasioni da gol. E peccato perché stiamo giocando ma non stiamo raccogliendo nulla, anche domenica col Foggia meritavamo qualcosina in più, abbiamo perso in casa. Oggi ripeto, un pochettino per paura, un pochettino non ci riusciamo a spiegare come mai non giochiamo come sappiamo, perché l'abbiamo dimostrato soprattutto nel secondo tempo, palla a terra con scambi veloci, saltare l'uomo, mettere la palla in mezzo, abbiamo creato anche qualche occasione importante da gol, non ci siamo riusciti. Questo è calcio, è fatto di episodi, bisogna soltanto rimboccarci le maniche e già da martedì pensare la prima partita in casa che abbiamo col Viareggio. L'impressione è che comunque in attacco, a causa della squalifica di Corona e delle non perfette condizioni di Paoletti, manca qualcosa ancora? Non è questione di Corona, di Tarantino, di Paoletti. Davanti siamo tutti bravi e chiunque gioca dà il massimo. È un momento così. Noi abbiamo vinto una partita a Barletta che, tra virgolette, il portiere si è fatto gol da solo. Ora è 2 partite che creiamo tanto e non raccogliamo nulla. Il calcio è fatto di episodi. D'altronde in una stagione le cose si compensano. Quello che ti dà il calcio poi te lo leva. In questo momento siamo in credito con la fortuna e sono sicuro che da qui alla fine del campionato, magari facendo anche un'occasione da gol, si vincono le partite. Ora stiamo creando perché anche oggi abbiamo preso la traversa, abbiamo avuto qualche altra occasione, già 2 domeniche che non ci danno 2 rigori netti, quindi bisogna stare tranquilli, imboccarci le maniche, stare tutti zitti, pedalare e seguire le cose che ci chiede il mister. A proposito appunto del rigore, quindi degli arbitri, è inutile continuare a parlare, un po' polemizzare su questi arbitri, ma anche oggi si è visto un arbitro molto scadente, cioè ha sbagliato da entrambe le parti, ha perso proprio il lume della ragione, cioè il controllo della partita. Non deve essere un alibi, però è evidente. Gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora del primo tempo, è andato in panico perché aveva convalidato il gol, poi l'ha annullato con la segnalazione del guardaline.
poi perché aveva annullato il gol, allora non si è sentito di dare un rigore netto su Magogo, e quindi penso che parlano i fatti, quindi però ripeto, non devono essere degli alibi per noi, bisogna capire dove sbagliamo, ci sono cose positive, cose negative, e già da martedì bisogna rimboccarci le maniche perché bisogna sfruttare il doppio turno casalingo. Cervelia comunque un'ottima Juve Stabia, soprattutto nella ripresa. No, ma lo stavo dicendo anche ai suoi colleghi, noi abbiamo fatto fatica la prima mezz'ora un po' perché ci è venuto a mancare Molinari giovedì sera. In pratica tutta la settimana avevamo preparato la partita giocando come sempre. Poi io non posso chiedere a Mezzavilla con un allenamento, ho cercato di proteggerlo e ho sbagliato perché Mezzavilla se la sa cavare anche da solo. E al momento in cui ha rimesso le cose a posto si è rivista la Juve Stabia di sempre, che comanda il gioco, gioca, e poi purtroppo è un periodo in cui facciamo degli errori in fase di difesa e davanti siamo anche poco cattivi, poco incisivi. È un peccato perché questa è una squadra che dimostra che non dipende mai dagli altri, ma dipende soprattutto dalle sue ingenuità. È un peccato. Infatti abbiamo visto che con la mancanza di Corona in due partite in effetti la Juve Stabia non ha segnato gol. Questa forse è la dimostrazione che la Juve Stabia è Corona dipendente, almeno in attacco, in questo momento. Ma Corona è un giocatore che stava facendo molto bene. Corona soprattutto noi lo sentiamo molto come personalità, avendo in squadra sempre tre ragazzi, perché Macobo 92 e gli altri 2,90 non li facciamo giocare sempre. Però al di là di tutto la squadra ha sempre costruito, sia col Foggia che anche oggi a Lanciano, delle buone occasioni. Il problema, come diceva giustamente lei, se ti viene a mancare un giocatore di spessore come Corona, anche come personalità e fisicamente, che in aria si fa sentire e rispettare, è chiaro che noi soffriamo. Non è giusto ancora parlare degli arbitri, però oggi ci hanno dato lo spunto ancora per poter parlare. In effetti gli arbitri che prima avevano arbitrato la Juve Stabia sono stati o retrocessi in C2 o addirittura oggi o da diverse domeniche non allenano. Quello di oggi pure è andato un po' in panico. No, ma noi oggi abbiamo fatto, al di là dell'arbitro che c'era un rigore grande come una casa su Macobu, abbiamo fatto un errore, abbiamo preso il solito gol stupido che stiamo prendendo ultimamente, a difesa schierata non si può prendere, abbiamo fatto un errore, l'abbiamo pagato, abbiamo cercato di rimettere in piedi la partita, non ci siamo riusciti, le colpe sono esclusivamente nostre, noi non dipendiamo dagli altri, non andiamo a cercare alibi, però quello che c'è lo vorremmo avere. La sua, cioè, la sua onestà appunto nel dichiarare gli errori commessi in impostazione della squadra, però si è visto che poi nel momento in cui lei si è reso conto di qualcosa non andava bene, con i giusti correttivi poi la squadra ha iniziato a girare, tanto è vero che nell'ultima mezz'ora Lanciano praticamente è sparito dal campo. No, ma noi l'abbiamo fatto, io lo ripeto, abbiamo fatto mezz'ora giocando in un'altra maniera, poi rimettendosi come siamo abituati a giocare, a muoverci noi, abbiamo fatto una buonissima gara. Purtroppo davanti è un periodo che siamo poco incisivi e poco cattivi, molto probabilmente dipende anche dal fatto che Corona ci aveva abituato a farci salire, tenere palla, però al tempo stesso c'è certi ragazzi che devono crescere di intensità, devono crescere di cattiveria, perché in area di rigore è una cosa che dobbiamo avere, però dobbiamo smetterla anche di farci male e gestire le partite. Ora dobbiamo prepararci bene perché la Juve Stabia non merita questa classifica, è penalizzante per come giochiamo, per come ci impegniamo, per come lavoriamo, per i tifosi che ci sostengano. Perciò io mi aspetto che domenica vengano tutti a darci una mano, perché domenica per noi è una partita estremamente importante. Vincendola rimettiamo a posto la nostra classifica per il campionato che deve fare la Juve Stabia in questo momento. Poi se riusciamo a migliorarci e a fare altre cose ne riparliamo alla fine.